La prima volta che Atria elegge un consigliere regionale femminile, anche se la legislatura diciamo che è quasi al termine, però cerchiamo comunque di rappresentare le istanze del territorio nel poco tempo che resta, nel migliore dei modi. Ho avuto l'onore anche di far parte del consiglio di amministrazione dell'ASP 2 di Teramo, dove ho conosciuto i ragazzi di Rura Bilandia che mi hanno lasciato veramente un segno indelebile, ed oggi infatti la loro presenza in consiglio regionale mi ha emozionato particolarmente.